Vi siete mai chiesti perché i fotografi amino tanto realizzare progetti lungo i fiumi? Cosa rappresenta davvero un fiume? Certo, costituisce un percorso preciso, va dalle sorgenti al mare e attraversa una serie estremamente variegata di paesaggi, città, situazioni. Lungo i fiumi è nata e si è sviluppata la civiltà dell'uomo, insomma è un archetipo e anche un simbolo. Quante storie porta con sé un fiume? Come resistere alla tentazione di raccontarle? Tra i tanti fiumi del mondo che hanno stimolato i fotografi, il Mississippi è certamente uno dei più importanti. Inizia il suo viaggio da nord, attraverso territori poco popolati e freddi, e pian piano si avvicina alla costa, riempendosi di gente, tradizioni, superstizioni, fino a New Orleans, apoteosi di musica e lingue diverse. Un viaggio che il fotografo di cui voglio parlarvi oggi, nato lungo le rive del grande fiume, ha raccontato con il suo stile particolare e riconoscibile. Il libro di oggi è Sleeping by the Mississippi di Alex Ott. Andiamo a vederlo insieme. Pubblicato nel 2004 da Staedel, è già diventato un classico, potremmo dire, oggi viene ripubblicato da Mac in una veste molto elegante. Dopo uno scritto suggestivo sul filo della memoria di Patricia Hempel, il libro si apre con una foto di paesaggio innevato, una baracca di legno, il cui focus è la fila di panni stesi, unica nota di colore in una foto di fatto monocromatica. La casa in verità galleggia sul fiume, che però non si vede. Subito dopo abbiamo forse la foto più conosciuta di Sott, Charles Vasa, l'uomo in tuta con i due modellini d'aereo. Un ottimo inizio. Il libro, di formato quadrato circa 30x30 cm, contiene 46 foto che sono editate in modo da rappresentare una serie di tematiche che, quasi come il fiume fa con le vite delle persone, si connettono le une alle altre in modo fluente. C'è il tema di fondo, quello del dormire, riportato nel titolo. Quindi dei letti, del sognare, occorre chiudere gli occhi per volare altrove, proprio come ha fatto Charles Lindbergh, di cui Sott ci mostra il letto di quando era bambino a Little Falls in Minnesota. È su quel letto che probabilmente un giovane Lindbergh ha iniziato a sognare le sue imprese aeree. Ma poi c'è il tema della religiosità diffusa, anche superstiziosa, ma profonda, onnipresente, che si riverbera anche su persone che magari di professione fanno le prostitute o hanno vite poco specchiate, potremmo dire. Le foto appaiono dirette, le pose prive di autocelebrazione, e questo anche perché Sott scatta con un banco ottico 8x10 pollici, dunque l'allestimento della fotocamera richiede tempo, calma e una stretta collaborazione del soggetto, che finisce per sentirsi a proprio agio. Niente foto rubate, colte al volo, anche se a volte potrebbe quasi sembrare. Così Sheila allarga le braccia mostrando un maglioncino sformato su cui sono vergate a mano delle scritte, in un contesto che è chiaramente quello di una chiesa. E infatti Sheila è la figlia del pastore. E le scritte non sono brani tratti da qualche canzone, come ci si aspetterebbe da una giovane ragazza, ma versetti della Bibbia. In fondo al libro Sott racconta alcune delle storie che riguardano i soggetti ritratti, ma in fondo, guardando le foto di Kim col suo sguardo triste mentre se ne sta seduta da sola in mezzo ai simboli di un recente San Valentino, oppure la posa anche un po' rigida di Sunshine, che non si chiama davvero così, ma da quando è fuggita da casa e deve vendersi per sopravvivere a acquisito questo nome, in effetti possiamo comunque arrivare a comprendere molto della realtà circostante. Nel libro di Sott, come in quello di Black, di cui abbiamo già parlato, ci viene rivelata un'America ben diversa da quella olografica e scintillante che ci hanno sempre mostrato film e telefilm americani. Un'America profonda, molto più umana, a volte disperata, ma anche più viva e vibrante. Nel libro Sott alterna elementi diversi, ritratti colti in situazioni particolari, ad esempio le carceri, con l'efficace ritratto di Joshua, il preacher man, il predicatore
che forse è anche un assassino. E poi i paesaggi solitari, desolati, poco invitanti, sporchi, in cui a volte si vedono proprio letti o materassi abbandonati, come a indicare la fine del sogno. O infine dettagli significativi, poster religiosi, scritte e graffiti, foto di leader religiosi o politici attaccati alle pareti, in un gioco di rimandi che funziona nel sottolineare la natura magmatica delle terre attraversate nella sua esplorazione, senza che questo lo porti a perdere il filo, a disperdere la rete di rimandi accuratamente messa insieme. Nella foto di una parete, un dettaglio di questa foto è finito anche nella copertina, si vede la foto di un paesaggio classico, lo Snake River, con le montagne dietro, ma non nella versione famosa di Ansel Adams o in quella di Edward Weston. È una foto a colori, un po' retorica, forse tratta da una rivista, ma serve a collegare l'idea classica del paesaggio americano con quella realtà più quotidiana, tutt'altro che grandiosa e spettacolare. Sott, membro dell'agenzia Magnum, fotografo di una generazione sufficientemente nuova, è nato nel 1969, dimostra tutta la sua capacità narrativa e l'empatia necessaria per un progetto del genere. Ne risulta un libro forte eppure poetico, che offre al lettore la possibilità di apprezzare quanto sviluppare uno stile personale e un'ottima capacità di editing possa condurre a creare opere destinate sicuramente a restare, anzi, a diventare dei veri e propri classici. Alex Sott, Sleeping by the Mississippi, Mac Editore.